Ma che organizzazione è questa? Allora, Ida, benvenuta, Munei, benvenuta. Buonasera. La prima domanda che io ti faccio con chiarezza è: che cosa state facendo come infrastruttura per poter assicurare al crowdfunding non solo una capillarità, ma soprattutto anche una tracciabilità che rende ancora più trasparente la gestione del terzo settore? Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per questo invito, Francesco, veramente un congresso molto interessante. Allora, la doverosa premessa è che Munei è la prima realtà italiana di proximity banking and payment. Noi abbiamo una rete di 46.000 punti vendita, composta per lo più da bar tabacchi. Ok, composta per lo più da bar tabacchi. E nata nel 2020, in realtà ha un'eredità molto importante, perché arriva da un accordo commerciale, una realtà che nasce da un accordo commerciale strategico tra SisalPay e Banca 5. Quindi noi abbiamo creato questa realtà di proximity banking and payment avendo le solide radici di una società di pagamenti e di una realtà bancaria, motivo per il quale ci siamo resi conto nel 2021, quindi quando abbiamo lanciato il nostro piano di sostenibilità integrato col piano industriale, che effettivamente quello che potevamo fare di concreto, essendo noi una società di pagamenti per lo più, era mettere a disposizione questa rete del terzo settore. Terzo settore che negli ultimi due anni, anche ovviamente per la crisi pandemica che abbiamo vissuto in Italia e nel mondo, si è distinto il terzo settore, andando a colmare dove il pubblico non poteva arrivare per mancanza di fondi e il privato non poteva arrivare per mancanza di interesse. Quindi ci siamo resi conto che il terzo settore, che è una realtà importantissima, aveva bisogno di un'infrastruttura dedicata ai pagamenti, ed ecco qui che nasce quello che noi abbiamo lanciato a novembre dello scorso anno, che abbiamo chiamato Generosity Network, che è una piattaforma fintech che consente a tutti gli enti del terzo settore di poter aderire gratuitamente per raccogliere fondi. Perché? Perché effettivamente, se ci pensi, noi siamo nel 2022, parliamo di digitalizzazione dei pagamenti, di digitalizzazione in generale, e il terzo settore, come dico sempre, è ancora il banchetto davanti alla parrocchia che raccoglie in contanti le donazioni. Questo, tra l'altro, facendo sì che venga meno in tante occasioni la fiducia da parte dei consumatori, quindi da parte dei donatori nella fattispecie, perché il donatore dà questi 10 euro, 20 euro, acquista un bene in cambio ovviamente della donazione, ma non sempre ha la sicurezza della tracciatura di questa donazione stessa. Quindi la nostra rete cosa fa? Di fatto, da una parte, ovviamente essendo così capillare, consente agli enti del terzo settore di arrivare ovunque, perché noi siamo praticamente tre volte quella che è la rete delle Poste Italiane, quindi oggettivamente presenti in tutti i posti e in tutti i paesi d'Italia. Quindi noi consentiamo una raccolta molto capillare delle donazioni, e dall'altra parte garantiamo all'ente del terzo settore una tracciatura in tempo reale di quello che avviene, e al donatore di avere la garanzia che quella che è la propria donazione effettivamente vada a buon fine. Ma è pubblica la raccolta? La raccolta è pubblica. Cioè io posso sapere quanto è incassato quell'ente piuttosto che quell'altro? Allora no, noi ad oggi questa informazione, noi da un punto di vista proprio squisitamente legale, abbiamo un mandato all'incasso. Quindi noi, l'ente del terzo settore dà a Munei un mandato all'incasso per poter effettuare questa attività. Quindi è, diciamo, volontà dell'ente rendere pubblica o meno quella che è la raccolta. Noi quello che abbiamo visto e studiato e analizzato, noi siamo una rete che ad oggi consente il pagamento dei bollettini. Vi sarà sicuramente capitato di passare in un bar tabacchi per effettuare un pagamento tramite bollettino in maniera assolutamente spontanea, quindi senza nessun tipo di comunicazione da parte dell'ente né da parte di Munei. Ci siamo resi conto che nel solo triennio 19-20-21 noi abbiamo raccolto oltre 3 milioni di euro di donazioni.
oltre 50.000 transazioni per circa 63 enti del terzo settore, quindi persone che ricevevano il bollettino a casa e che decidevano di effettuare la donazione anziché nel canale postale, nel canale di prossimità. Allora, di è noi. Una tracciabilità on demand, cioè io... La piattaforma che abbiamo creato noi è una digitalizzazione del bollettino, quindi noi abbiamo fatto un passo in più. Perché questo? Perché ci siamo resi conto che effettivamente, anche insomma con la crisi pandemica e quant'altro, il QR code è uno strumento che è entrato in uso nella vita quotidiana e pertanto adesso questa piattaforma consente di inviare a tutta la propria customer base un QR code per effettuare la donazione che io posso fare comodamente nel bar più vicino a casa. L'altro utilizzo è per i volontari. Ricordiamo che il terzo settore ha 5 milioni e mezzo di volontari. Questi volontari devono gestire il contante che raccolgono. Quindi anche per un tema di sicurezza di quelli che sono i trasporti di questo contante, effettivamente avere la possibilità di versare il contante comodamente sotto casa, esatto, fa sì che lo stesso volontario possa utilizzare questa piattaforma. Quindi l'ente del terzo settore può utilizzare il Generosity Network nei confronti del consumatore e quindi della propria customer base, dei donatori, e nei confronti dei propri volontari. Però adesso mi chiedo, ma potete utilizzare questo sistema, visto che è una fusione anche con una banca? Cioè, stamattina parlavamo con Banca d'Italia sul problema del livello di qualificazione, di formazione finanziaria delle persone, molto bassa. E addirittura ci sta, mi pare, il 40% della popolazione che non ha né conto corrente né carte di credito, forse c'ha qualche carta di pagamento. Quindi voi potete anche riuscire a creare, chiamiamola quella che poi si chiama in gergo, la bancarizzazione delle operazioni per le persone che non hanno qualificazione, e quindi nel contempo dare un servizio ma anche la formazione. Assolutamente sì. Effettivamente il Generosity Network, quindi questo progetto del terzo settore di cui parlavamo prima, è un progetto che si inserisce all'interno di una più ampia azione che Munei porta avanti nel quotidiano di inclusione finanziaria, perché avendo una rete così capillare, formata per lo più, ripeto, da bar tabacchi, quindi luoghi assolutamente, come possiamo definirli, dove le persone si trovano in confidenza, dove non è l'istituzione bancaria dove uno ha remora di accedere, sono posti familiari, ecco. Quindi effettivamente questo fa sì che Munei possa lavorare per quella che è l'educazione finanziaria, perché noi formiamo quelli che sono i nostri esercenti, perché per poter vendere prodotti transazionali come la nostra carta Munei, che è una carta prepagata dotata di IBAN, noi facciamo attività di formazione sulla nostra rete, quindi noi educhiamo 45.000 esercenti che a loro volta vendono prodotti di pagamento, prodotti transazionali nei confronti del larghissimo pubblico. Noi abbiamo circa il 12% delle nostre carte emesse che è messa la cui titolarità è di dei cosiddetti New Italians, quindi degli stranieri residenti in Italia, che ricordiamo che senza un IBAN non potrebbero neanche accedere a quelle che sono le forme di sussidio pubblico. Quindi in sostanza il tabaccaio, il barista, diventa anche un consulente finanziario di ovviamente di basso livello. Esatto, noi facciamo operazioni semplificate, certo. Però diciamo che nel più dei casi, ecco, la bancarizzazione di cui parlavi prima necessita di step graduali. Questo è sicuramente il primo importante step. Allora, per poter educare un terzo settore che vuole avvalersi della vostra rete, che deve fare? Allora, il terzo settore, un ente del terzo settore che voglia aderire al Generosity Network deve prendere contatto con il nostro ufficio
ufficio della sostenibilità, ovviamente l'indirizzo sostenibilità@muni.it. Quindi Ida, esatto. E sostanzialmente noi in questo momento stiamo dando accesso a tutti gli enti che abbiano una dimensione nazionale. Questo perché ovviamente siamo appena partiti, è una rete molto importante, per cui nel momento in cui noi abilitiamo un ente lo abilitiamo su 45.000 punti vendita. Quindi stiamo in questo momento rivolgendoci prevalentemente agli enti di dimensione nazionale o regionale. E fatto ciò è gratuito. Tutto? Tutto. L'istruttoria, la facciamo, esatto, questo diciamo è, la, è quindi, stata... Quindi il terzo studio dice vai in qualsiasi tabaccaio e versami 5 euro. Esattamente. C'è un minimo di importo, un massimo? No, è l'ente che decide qual è il taglio delle donazioni che vuole chiedere alla propria customer base, e quindi sostanzialmente noi abbiamo digitalizzato quello che è il bollettino che fino ad oggi si è utilizzato. Tra l'altro questo strumento si affianca agli strumenti che già sono in essere, e insomma la nostra ambizione è quella di educare in maniera molto graduale, perché ricordiamoci che quella dell'attività di pagamento nei bar tabacchi è qualcosa a cui il pubblico italiano si è abituato in 20 anni. È un'abitudine che abbiamo creato noi, perché ad oggi abbiamo 500 servizi di pagamento, ed effettivamente parimenti possiamo accompagnare alla digitalizzazione delle donazioni affiancando al bollettino postale il QR code. Quindi in questo senso riteniamo verosimile che nel giro anche qui di 5-10 anni, con l'impegno congiunto nostro come rete di pagamento, come infrastruttura abilitante dei pagamenti e del terzo settore, possiamo effettivamente dare una mano concreta alla digitalizzazione. C'è qualcuno che vuole fare una domanda del terzo settore? Ce ne sono? No? Bene. Allora, finiamo qui, o hai altre cose da raccontarci di buono? È proprio pronto per il primo bilancio di sostenibilità? Siamo pronti per il primo bilancio di sostenibilità che sarà presentato qui a Roma il prossimo 15 di giugno, siamo molto contenti. E l'hai fatto tu? Esatto, sì. Ma quante cose insieme, ovviamente, insieme ovviamente ai miei colleghi di tutte le funzioni aziendali, devo dire che questa new company... ha veramente la sostenibilità a cuore. Tutte le funzioni aziendali hanno contribuito con grandissima energia alla redazione di questo bilancio, tutte le linee di business valutano i temi della sostenibilità prima di lanciare un prodotto, prima di fare una campagna marketing, quindi in questo senso il mio lavoro è stato molto facilitato dalla grande collaborazione dei colleghi che in questi 2 anni hanno reso Muni quella che è oggi. Bene, grazie Ida. Grazie Francesco, grazie a tutti. Grazie Ida De Sena, grazie a Francesco Tamburella. Adesso andiamo a un altro argomento, l'evoluzione della